Pensare ai videogiochi alimenta l'aggressività? Dopo una sessione a un videogioco, è normale continuare a pensare a esso e alle azioni giuste e sbagliate che si sono compiute. Alcuni, purtroppo, si lasciano coinvolgere da alcuni titoli e iniziano a comportarsi come i personaggi in essi rappresentati. Se hanno compiuto azioni aggressive in game, diventano aggressivi anche nella vita reale. Questo fa sorgere una domanda. Quanto dura l'aggressività dopo che una persona videogioca? Dei ricercatori hanno chiesto a un gruppo misto di studenti di giocare a videogiochi sia violenti che non violenti per 20 minuti. A ogni partecipante è stato assegnato un videogioco in modo casuale. Successivamente, a metà dei partecipanti è stato chiesto di pensare al videogioco assegnato. Il rapporto dice: il giorno successivo, i partecipanti hanno gareggiato con un presunto avversario in un compito competitivo in cui il vincitore poteva punire il perdente con dolorose e rumorose esplosioni attraverso le cuffie. Si notò una maggiore aggressività fra i ragazzi a cui era stato detto di pensare al gioco violento. Secondo la rivista Social Psychological and Personality Science, gli autori dello studio affermano: i giocatori violenti di solito giocano più di 20 minuti e probabilmente rimuginano sul loro gioco in modo abituale.